Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi ragazzi siamo qua per parlare di una cosa che si parla solamente molto su YouTube, ovvero come trovare la musica su YouTube, come trovare la musica per i propri video, come fare quello, come fare quell'effetto sonoro, quell'altro come cavolo fa avere delle cose. Si parla sempre un po' di questo su YouTube di tanto in tanto. E oggi ragazzi vorrei far vedere come trovare questa musica solamente per YouTube, come, quale musica utilizzo io per i miei video, come questa quella che state ascoltando in questo momento. E niente ragazzi, partiamo! Allora ragazzi, diciamo che prima di tutto bisogna parlare di una cosa prima della musica. E quale musica tocca scegliere per i nostri video? Bisogna parlare del diritto d'autore. Che cos'è il diritto d'autore? Il diritto d'autore è una cosa che ti dà YouTube, cioè il famoso copyright. Cioè, per esempio, quella musica è copyrightata. Termine che scioglio. Ovvero una musica che non puoi mettere nei tuoi video perché altrimenti viola il diritto d'autore. Cioè, per esempio, io faccio una musica col copyright, quindi con la firma, praticamente, e nessuno può metterla nei propri video perché altrimenti violano le norme di YouTube. Invece le musiche no copyright sono musiche che puoi mettere su YouTube perché appunto sono senza diritto d'autore. Quindi questa è la sostanza. Cioè, ma ragazzi, voglio elencare un po' di quei lavori che utilizzo io, no copyright, per fare i miei video. Allora, uno dei più semplici è Audio Library, che sono un botto di brani musicali, ma anche e soprattutto no copyright sounds, NCS. Se conoscete Faded, Force, Electronia, JJD, sono brani bellissimi. Perfetti per i nostri video. Un altro degli autori molto conosciuti è Ben Sound. Ben Sound sono ottimi brani musicali che io utilizzo per i miei video, tipo tecnologia, e uno di quei brani è questo qua. Ascoltatelo adesso. Sicuramente lo conoscete già. Perché questo brano, ragazzi, tra l'altro, io questo brano non l'ho conosciuto attraverso l'autore, ma l'ho conosciuto attraverso il video di Stockdroid, Davide Puato. Vi lascio il link qua sotto il suo canale. Esiste qualche tablet Android di fascia bassa veramente valido? E la risposta è no. Finito il video, basta, fine. Arrivederci, ciao. Sono video divertentissimi di tecnologia e fantastici. Vi lascio in descrizione. Cosa che ho fatto pubblicità, ciao Davide, se stai guardando questo video. Un altro degli autori che utilizzo per i miei video è No Copyright Vlog, che comunque è sempre no copyright da davanti, se ci metti. Se tu per esempio scrivi su YouTube No Copyright Music, a parte ci sta anche il canale, trovi un sacco di brani, troverete un sacco di video, però se parla sempre a modo mio, troverete sempre qua sotto il mio. Ma perché Dio buono? Poi un altro autore che utilizzo nei miei video è Lake Inspired, che anche, diciamo, è l'outro dei miei video a questo brano musicale, se vi ricordate. Poi un'altra cosa di quest'autore lo utilizzo anche per esempio per i miei video più tech, anche con la nuova intro. Già, in teoria la nuova intro l'ho creata con Panzoid, ci ho dato sotto la musica, sottofondo. E ci ho messo la mia che è molto più carina, secondo me, poi sono gusti. Poi ragazzi, un altro autore che utilizzo sempre è Kevin MacLeod, uno degli autori che è più conosciuti di YouTube per i video no copyright, free copyright. Poi diciamo una cosa, su YouTube si utilizza anche la raccolta audio. Raccolta audio è una raccolta di brani musicali, suoni che troverete su YouTube. Adesso però voglio spiegare un po' dove sta questa raccolta audio, che non è che scrivi raccolta audio su YouTube, insomma, ricerca e te la trovi e tutto il resto. Sì, ci sta anche così, ma ve lo voglio spiegare in questo video qua, anche di questa cosa qua. Per trovare la nostra raccolta audio bisogna andare sopra il nostro account di YouTube, andare su YouTube Studio. Quindi ragazzi, anche qua, adesso ragazzi, sapete anche quante iscritte ho, se siamo 76, siamo abbastanza, non siamo, diciamo che siamo tantissimi, però per i miei sforzi siamo veramente tanti. E andiamo sotto. Personalizzazione, abbiamo raccolta audio. Questo elemento, questa descrizione, sono tutti brani musicali che possiamo utilizzare per i nostri video.
tutti musica senza costi. Adesso vediamo un po' cosa ci sta. Diciamo, ci sono anche le speciali. Speciali sono quei brani musicali. Prende la stellina, ti indica che quel messaggio è importante. Un po' come funziona anche su WhatsApp, sta cosa. Vediamo un po' i brani che ho salvato io. Sono belli questi brani musicali. Niente, questi qua sono un po' di brani musicali che ho salvato sopra raccolta audio, che mi potranno servire in futuro. Da questa raccolta ci ho tratto anche un fantastico, una fantastica musica senza copyright, bellissima, che sente, conoscerete tutti dai miei video, che comunque non faccio ascoltare, che purtroppo non c'è sta più qua sopra. Non so perché ci hanno messo... Era la mia è la numerazione 2, invece qua ti dà la numerazione 4. Se adesso non mi capite cosa sto dicendo, ve la faccio direttamente sentire dal mio PC. Eh sì, questo brano musicale, ragazzi, è tratto da questa raccolta audio. Adesso il volume è un po' bassino perché sto parlando io e quindi la musica in sottofondo, questa qua, dà un po' fastidio. Infatti in edit abbasso un pochettino per alzare un po' di più la mia voce. Tra l'altro è bellissimo, poi niente che è bellissima questa mano musicale. Adesso però la metto direttamente sopra il sottofondo musicale. Praticamente, ragazzi, no, cosa volevo dire? Maledizione. Tra l'altro, ragazzi, se non vedete qua il mio microfono lavaliere che solamente utilizzo per farmi video, è perché a parte, adesso voi la camera è disordinata. Quando è disordinata, il microfono è anche per terra, cioè come tengo io le mie cose. E purtroppo ci è passato sopra la sedia e si è spaccato la parte. Infatti è anche scosciata. Adesso state vedendo delle immagini del microfono, di come è ridotto. E purtroppo questo microfono, anche se non è che cambia tanto anche diciamo, l'audio dei miei video, però comunque era anche esteticamente bello e professionale avere un microfono qua. Però vabbè, pazienza, me ne farò una ragione. Poi, ragazzi, un'altra cosa che faccio, ovviamente si può trovare anche sopra YouTube, prima ve l'ho pure accennato, che le musiche, se per esempio noi scriviamo su YouTube musiche per YouTube, sono proprio i video selezionati in cui tutti i brani musicali di YouTuber o anche i suoni. Io da questi qua e me li scarico sempre perché sono comodissimi i suoni, tipo i pop-up come l'altra volta, come il pugno, come le sonorie di Instagram, come l'allarme e tutto il resto, e sono comodissimi. Utilizzo un programma per questo, utilizzo Tube, è un software che online, che anche per Mac, io ho Windows, però Mac dovrebbe esserci lo stesso, non è che cambia forse, non lo so. È un programma che utilizzo per scaricare i miei file, mi raccomando URL, quindi bisogna copiare con Ctrl C, Ctrl V, Ctrl X, Ctrl V, sopra il nostro programma, e noi scegliamo insieme tra MP3, MP4, MP4 anche HD e tutti gli altri formati. Comunque, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi, ragazzi, sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, per adesso siamo 76 iscritti, ragazzi, siamo forti. Vediamo un po' di superare anche questo obiettivo e salire ancora di più di livello. Comunque, ragazzi, vi ricordo di attivare la campanellina se avete ancora fatto, di mettere un mi piace, che sarebbe ben gradito, ragazzi. Io ve lo chiedo sempre, però i miei video c'hanno sempre 00, vabbè. Però è strano una cosa, su alcuni miei video vecchi, se andiamo a vedere i video vecchi, i video più vecchi, i video vecchi, ma tra l'altro con... Io non capisco una cosa, questo adesso pure, ragazzi, dovete spiegarmi. Il mio video vecchio di Red Bull, che c'ha... Adesso non mi ricordo, aspetta, fammi vado a controllare direttamente con voi. Andiamo sul mio canale, su video, andiamo a vedere su ordine per più popolari. Ci clicchiamo sopra e vediamo un po'. Il più popolare, Red Bull, il primo episodio, ragazzi, che era un video. Allora, quel video l'ho creato con Mobizen, che non utilizzo più perché non mi trovo bene, e sono ripassato ad AZ Screen Recorder per i miei video. Era un video fatto proprio male, ragazzi. Eppure c'ha tutte queste visualizzazioni. Perché, ragazzi? Poi l'altra cosa, Mr. Macellaio, ma pazzo, questo qua c'ha un bel titolo proprio.
di Mr. Meat. Come fai ad avere 5.000 visualizzazioni se questo video, come l'altro, era non sincronizzato? Cioè i microfoni non erano sincronizzati e tutti gli altri video no. Cioè questi due, Red Bull e Macellaio Falso, hanno fatto tante visualizzazioni. Tanto ragazzi che siamo su InfoSendNote e su adesso le informazioni del canale, vedete 20.000 visualizzazioni. Abbiamo fatto 20.000 visualizzazioni, ragazzi. È veramente tantissimo per un canale che ha pochi iscritti. Sì, lo so. Diciamo che è strano che io ho una abbastanza professionalità. Adesso non è per vantarmi questa cosa, ma sono molto contento dei miei video perché li creo. Mi piace molto montarli. Mi piace molto. Adesso sono passato alla tecnologia che si diffonde molto con YouTube. Diciamo che ho preso un po' di ispirazione da Marco Agnese e Dario Torresi. Grandi ragazzi, un giorno vorrei collaborare con sti ragazzi che sono grandi, hanno anche la mia stessa età. E niente ragazzi, questo era tutto. Comunque ragazzi, io spero che vi sia piaciuto. Fatemi ragazzi sapere se vi sono stato di aiuto su queste cose. Comunque i canali che ho nominato vi lascio sotto in descrizione. E niente ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, mettete mi piace per supportarmi ogni tanto ragazzi. D'altro pure quello, Mr. Macellaia Pazza, ha preso 71 mi piace, adesso non so adesso quanti sono ovviamente, però 71 mi piace, 71 mi piace, sono praticamente saranno 71 iscritti. Ah, una cosa che non è che mi sia piaciuto tanto, se io andiamo a vedere comunque sulle analytics del mio YouTube, vediamo che il 99% delle persone che guardano i miei video non sono iscritte. Perché ragazzi? Iscrivetevi ragazzi che è gratis, attivate la campanellina, mettete mi piace come vi ho detto, seguitemi sui social per tutte le nuove notifiche e nuove cose, e noi ragazzi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!